Se non ci sono, aggiungo io. No, ci sono? Ci sei? Ecco, Giacomo. Ruggero, io ho una domanda, diciamo così, non proprio innocente. Ma perché per andare a scandagliare la biografia del giudice che ha giudicato Gramsci si è dovuto aspettare 60 anni? È possibile che queste carte siano sfuggite a tutti i fiorfiori di storici che sono andati ad analizzare questa vicenda, che è una delle più analizzate della storia politica dell'Italia? Cioè, è curiosa questa cosa, se ci pensi. Anche perché era tutto, niente era nascosto, non c'era una documentazione occulta su questo, su questo, su questo argomento. Sono rimasto un po' stupito, diciamo. Mi sta sminuendo, no? No, devo dire una cosa. Rispondi. Sì, prendi. Dunque, approfitto intanto per ringraziare le persone a cui è dedicato il libro, che sono tutte e tre qui presenti, e sono Iris, Eric e la nonna Livia. Mi fa molto piacere che partecipino a questa presentazione, diciamo, anche se magari non so quanto volontariamente. Comunque, Lidia almeno sì. Comunque, diciamo, ci sono. E effettivamente questo giudice riesce, diciamo, in qualche modo ad occultarsi. Non è che non ci hanno pensato, risulta, io lo dico, che uno storico socialista del dopoguerra che andava a cercare i documenti e le testimonianze l'aveva anche contattato, ci aveva anche parlato, però l'aveva trovato sfuggente. E anche dopo che furono pubblicate nel 65 da Einaudi le lettere dal carcere di Gramsci in cui si faceva il suo nome, veniva nominato, non ha mai, diciamo, mai apparso pubblicamente, rilasciato una testimonianza o attirato l'attenzione su di sé, né altri, o perché non si è fatto più contattare o perché non hanno voluto, non è stato interpellato. E però, diciamo, c'è uno storico importante di Gramsci, il primo biografo di Gramsci, Giuseppe Fiori, che era un bravo giornalista, che rovistando negli archivi ha trovato questo archivio della magistratura militare, e a me lui mi ha messo su queste tracce, perché io non sapevo dell'esistenza di questo archivio, lui lo ha detto e è stato il primo a dire: guardate che questo giudice, quindi la storia cambia, dice, perché questo giudice è una persona che ha imbrogliato Gramsci. Tra l'altro Fiori era sardo, questo giudice Magis era sardo e Gramsci era sardo, e Fiori da sardo capisce anche che la sardità del giudice può aver ingannato Gramsci, perché erano della stessa zona e probabilmente è stato un elemento che aveva contribuito ad accattivarselo. Non solo, ma avevano studiato nello stesso liceo di Cagliari, e quindi conoscevano, avevano in comune... Non era sempre una cosa positiva. No, avevano in comune la conoscenza di professori, quindi qualcosa di cui si erano scambiati. Questo, però, questo Fiori, che io l'avevo colto subito la novità e l'importanza, è stato in qualche modo tacitato dagli altri storici, e io con cui io polemizzo, diciamo, apertamente, dicendo: ma questo dice delle coglionerie, questo giudice è veramente... Addirittura pensano che Gramsci abbia potuto farsi imbrogliare, ma come ci pensano, diciamo? Poi, quindi, diciamo, è stato rigettato, secondo me, per un pregiudizio fortissimo. Io ho voluto vedere questo archivio e in effetti c'erano queste cose interessanti che poi ho utilizzato, peraltro molto tempo dopo, perché poi io sono uno lento a lavorare, mi ci vuole del tempo per elaborare le cose, ecco. Quindi
c'è stata proprio in questo caso una rimozione, e il fatto che il libro mio contraddicesse storici di grido, insomma di fama, che hanno monopolizzato la ricerca su Gramsci per tanto tempo, è stato anche un elemento di difficoltà della pubblicazione, perché i primi editori non me l'hanno pubblicato, mi hanno detto apertamente che non è che questo andare contro, diciamo, dei grandi, eccetera, per loro non era possibile reggere poi la polemica che poteva innestarsi, eccetera, eccetera. E quindi in qualche modo io sono grato all'editore, con cui magari ho altri problemi, però sono grato che comunque ha accettato la sfida. Tra l'altro è stato il primo lavoro su Gramsci, ecco, di cui poi è rifatto adesso la nuova edizione, che lui ha pubblicato, perché non era nei suoi interessi originari. Quindi ha aperto questo fronte, è un editore Castelvecchi che pubblica molto, di vario tipo, e il libro mio è stato il primo con cui ha aperto questo fronte su Gramsci, interessante. Quindi è un problema sicuramente questo giudice, insomma la domanda era anche interessante, non solo provocatoria, ma anche interessante. Passo, prego, ad Antonio. Non so se ci sono altri. C'è una domanda, Ruggero, sì. Molto veloce, che è questa. Se ci puoi dire qualcosa di più rispetto a uno dei punti, credo che centrali del libro, che perché certa storiografia, a un certo punto, certi storici, ritengono che Gramsci pensa che il partito lo abbia tradito. Quali sono invece gli elementi che dimostrano che questa cosa non è mai avvenuta? Sì, perché diciamo questo è ricostruito abbastanza bene, perché Gramsci, diciamo, insino il dubbio glielo insinua proprio questo giudice, perché Gramsci in carcere viene avvicinato dal cappellano del carcere, il quale gli suggerisce questa via d'uscita, cioè di uno scambio che è possibile tra degli alti prelati, diciamo, che sono prigionieri in Unione Sovietica per attività controrivoluzionarie, e prigionieri che sono in Italia come lui. Uno scambio di questo genere la Chiesa lo vedrebbe favorevolmente, ma l'iniziativa dovrebbe partire dall'Unione Sovietica, qualcun altro, diciamo. Questa possibilità Gramsci non la rifiuta, ne informa la cognata che lo va a trovare in carcere, la cognata informa la sorella che sta a Mosca e che è in contatto con il partito italiano, con il partito sovietico, e tutte le autorità, diciamo, che sono coinvolte si mobilitano, per cui succede che il Ministero degli Esteri, l'ambasciatore sovietico a Berlino, dove c'è un contatto, perché a Berlino c'è anche l'annunziatura apostolica, tra l'altro retta da colui che poi sarà il Papa Pio XII, e avviene questo scambio, e Pio XII informa la Segreteria di Stato Vaticana. Segreteria di Stato Vaticana, attraverso il frate che sta discutendo con Mussolini, molto addentro con Mussolini, il concordato, sono già in corso le trattative, e chiede a Mussolini, fa questa proposta a Mussolini, dice, cioè presenta, diciamo, in qualche modo la proposta che viene dall'Unione Sovietica per iscritto. Questo, c'è una documentazione pubblicata tra l'altro da Andreotti, che l'aveva trovata nell'archivio Vaticano, si informa. Mussolini però non risponde direttamente, fa rispondere al sottosegretario agli interni dicendo che non è possibile aderire a misure di clemenza perché non c'è ancora la condanna definitiva, che se ne può riparlare quindi dopo che il processo è concluso, alludendo chiaramente a un provvedimento di clemenza, cioè di grazia. Infatti la grazia è possibile dopo la condanna definitiva in base al codice penale, e di conseguenza esclude
la via dello scambio, la esclude nettamente. E infatti il Vaticano non risponde al nunzio di Berlino e Berlino non dice niente ai sovietici e quindi nessuno ne sa niente. Però il giudice di Milano lo viene a sapere perché da Roma ovviamente parte un cicchetto, insomma, questi sorveglianti milanesi, perché hanno permesso che Gramsci addirittura arrivasse a essere in contatto con l'Unione Sovietica, che facesse queste proposte che gli sono arrivate ritornate dall'indice. Questo senza contare. E questo giudice, quando arriva una lettera famigerata, diciamo, di cui chi segue le vicende di Gramsci avrà sentito tante volte parlare, la lettera di Grieco, che è una lettera di per sé innocente, cioè che chiede informazioni per verificare se è possibile comunicare con i prigionieri, quando arriva questa lettera il giudice vede, coglie nelle frasi che possono avere un doppio senso, una doppia interpretazione, no? Linguaggio in codice si usa tra l'esterno e l'interno, eccetera, eccetera, coglie la possibilità di una rivincita, gli presenta lui stesso, va a portargli questa lettera a Gramsci e gli dice che è stata questa lettera a far saltare la possibilità di scambio, che lo scambio era quasi fatto, che Mussolini era d'accordo, addirittura si dovevano incontrare i ministri con Litvinov, il ministro degli esteri sovietico, Grandi, per concludere, diciamo, questo positivamente, quando è arrivata questa lettera, e quindi lui dice che c'è qualcuno dei suoi che lo vuole tenere in galera. Questa è una doppia, intanto in questo modo gli fa sapere che loro sanno che lui si era attivato per avere lo scambio, e quindi Gramsci è colto in quel senso su un punto debole, che lui sapeva che effettivamente si era mosso in quella direzione lì. Gli dà l'interpretazione che non è il governo, che non è Mussolini che impone il veto, ma è stata la lettera, e quindi gli insinua questo dubbio che Gramsci, su cui si arrovella, che Gramsci crede sempre che sia possibile riproporre questo scambio, che si è saldato per la lettera, però diciamo sarà possibile in avvenire, cosa invece che non era assolutamente possibile, e quindi rimane con questo rovello, diciamo, che qualcuno possa aver mandato questa lettera, o Grieco o qualcuno che per lui abbia scritto questa lettera. È talmente forte questo dubbio di Gramsci che lui lo trasmette alla cognata. Quando lui muore, la cognata, che va in Russia, provoca un'inchiesta. Vengono messi sotto accusa, viene verificata in Russia, si ritrovate le tracce di un'inchiesta che viene verificata su questo, vengono interrogati, eccetera, eccetera, che finisce in nulla di fatto, perché non c'era niente ovviamente che potesse accreditare questa cosa qui, perché dalle carte di nessun ministero. Però, diciamo, per dire che questo dubbio poi aveva reso maggiormente sofferente il carcere di Gramsci, ma questo dubbio doveva servire, faceva parte di quella strategia per dividere Gramsci dai suoi e indurlo più facilmente a cedere, che una volta che il tuo contesto, i tuoi compagni non ti sostengono, il prigioniero è più debole, no? Ecco, questo era il finale, e Gramsci su questo terreno però non cede, però si propone, una volta ottenuta la libertà, se la ottiene, per la quale lui combatte, di aprire lui stesso un'inchiesta, quella che poi verrà fatta, di fare questa inchiesta per verificare cosa era successo effettivamente. Dico che i temi sono quasi tutti stati sviscerati, forse l'ultima vicenda meriterebbe, l'ultima vicenda nel senso gli ultimi giorni di vita di Gramsci meriterebbero di essere richiamati, perché anche qui c'è il tema per cui il regime è così diabolico che probabilmente volontariamente lo uccide, tanto che si può parlare di omicidio.
di Gramsci. E chiaramente una vicenda non centrale rispetto all'oggetto dello studio, che però sicuramente merita di essere ricordata, anche perché, sempre volendo poi parlare dell'oggi e utilizzare gli esempi o gli insegnamenti che ci provengono dalla storia, dagli studi, io credo che il tema del controllo della persona e delle condizioni di vita in carcere è un tema che anche oggi noi troviamo. Voi sapete che vi sono regimi carcerari molto duri e pesanti che richiamano quelli a cui è stato sottoposto Gramsci, che oggi principalmente sono rivolti a coloro che sono accusati o condannati di reati che rientrano tra quelli mafiosi, ma che non esclude che invece possano entrare in questo meccanismo, in questo vortice anche altri condannati. Allora, quindi, capire l'aberrazione del trattamento inumano, ma volontariamente inumano, a cui è stato sottoposto Gramsci, per trarre riflessioni e insegnamenti anche sull'oggi. E quindi su questo aspetto sono io che faccio una richiesta a Ruggero per completare le sue riflessioni e così dare il senso di una ricerca che non si limita ad affrontare una questione, ma che ricostruisce tutta la vicenda giudiziaria. Giustamente Ruggero dice: io parto da prima, e diciamo che finisce anche con il dopo, perché di fatto Tania è l'esecutrice testamentaria, no? Delle volontà di Gramsci, è quella che fa aprire l'inchiesta che si era riproposto Gramsci che fosse aperta qualora fosse riuscito a sfuggire ai suoi aguzzini. Ma si può dire questo, no? Perché Gramsci era in prigione? Era in prigione perché era il capo del Partito Comunista Italiano. Viene catturato, pur essendo deputato in carica, e coperto dall'amnistia dello Statuto. Viene arrestato nottetempo, come altri deputati comunisti, e dopo viene imbastito il processo, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, è vittima di un colpo di Stato al di fuori, diciamo, della legalità. E quando viene arrestato è il capo del Partito Comunista Italiano, capo nel senso, diciamo, dell'autorevolezza. Non esiste una carica che si occupava per essere il capo. Il Partito Comunista d'Italia, tra l'altro questo è un'altra delle cose su cui, per pregiudizio e pigrizia mentale, spesso cadono i vari storici. Il Partito Comunista d'Italia, quando si fonda nel 21, non ha la carica del segretario, anzi l'abolisce. C'era nel Partito Socialista, è una delle poche modifiche che viene fatte allo statuto del Partito Socialista. Ciò non toglie che poi, diciamo, diventa utile la carica di segretario nel senso di quello che organizza una segreteria, perché inizialmente la segreteria nasce così. Anche il segretario generale Stalin viene incaricato di fare la segreteria, ma non era la carica, diciamo, del primo più importante, era l'organizzazione necessaria del funzionamento di un ufficio, di un apparato che deve preparare le pratiche, come c'è anche nello studio di Antonio. C'è sicuramente un'organizzazione di questo tipo per funzionare, per la funzionalità di qualunque organismo, diciamo, complesso. Quindi non c'è carica, però c'era l'autorevolezza, diciamo, del punto di riferimento, che era stato prima Bordiga e poi diventa Gramsci, attorno alla cui linea si organizza il gruppo dirigente, no? E Gramsci
che assume questo ruolo nel 1924, diciamo alla fine del 23, ma nel 24, diciamo, lo tiene questo ruolo per 3 anni, dal 24 al 26, e dimostra delle notevoli doti politiche, di politico attivo, di militante e di rivoluzionario. Sotto di lui il Partito Comunista si rafforza enormemente dal punto di vista organizzativo e politico, e Gramsci prende anche fiducia in se stesso e nelle sue capacità, e lui anela fortemente da prigioniero a ritornare alla lotta. Cioè, questa è la sua tutta la tensione del carcere, tutto quel, come organizza la vita, come, è sempre con questa preoccupazione di poter tornare alla lotta. Cioè, anche i quaderni del carcere e le annotazioni sono funzionali ad appunti e riflessioni che lui pensa di poter poi utilizzare una volta libero. Quindi non hanno sistematicità e non sono pensate per la pubblicazione così come poi sono state pubblicate. Quindi lo sforzo suo principale è questo. E la coincidenza è sorprendente, certamente. C'è un capitolo del libro che si chiama L'assassinio, ed è quello che, diciamo, anche chi ha apprezzato il libro su quello magari pone qualche dubbio, dice: ma certamente, io questo lo dico, non c'è la pistola fumante, no? Non è che si trova lì, diciamo, l'assassino che è preso sul fatto, e quindi, diciamo, non c'è scampo, diciamo, c'è la prova. Però abbiamo una serie di indizi, e come dice lì l'investigatore, adesso che non mi ricordo, eccetera, 2 indizi possono essere una coincidenza, ma 3 già cominciano ad essere una prova. E gli indizi di questi sono, ci sono diversi indizi. Allora, il primo è la straordinaria coincidenza. Gramsci viene colpito, diciamo, da questa emorragia. Questo ictus viene colpito lo stesso giorno in cui riceve, cioè la cognata riceve dal Tribunale di Roma la certificazione che è libero. Cioè, da quel momento Gramsci è effettivamente libero, ha finito tutto il periodo di pena e il giudice gliel'ha certificato. Fino a quel momento, nella clinica dove lui è ricoverato, ci sono drappelli di poliziotti che controllano chi entra e chi esce, che fanno la guardia. Quindi questa sorveglianza, diciamo, della polizia non ci dovrebbe più essere, dovrebbe cessare, perché non c'è alcuna ragione legale per poter sottoporre a una tale sorveglianza un uomo libero. D'altra parte, Gramsci aveva ottenuto, diciamo, in precedenza la liberazione condizionale, che non aveva cambiato niente della sua vita reale, diciamo, perché lui in clinica si trovava ricoverato e continuava a essere ricoverato in clinica, però aveva cambiato la sua condizione giuridica, perché dopo la liberazione condizionale non poteva essere inflitto un altro provvedimento amministrativo per i reati per cui aveva avuto la liberazione condizionale. Cioè, cosa che invece viene fatta per Terracini, che non aveva avuto la liberazione condizionale, quando finisce di scontare la pena gli vengono attribuiti 5 anni di confino. Scontati i 5 anni di confino, gli vengono attribuiti altri 5 anni. Quindi cosa dimostra? Che Mussolini i carcerati comunisti dirigenti li voleva tenere in galera o finché non morivano, finché il fascismo. Terracini ha ritrovato la libertà e poi è diventato colui che ha firmato la Costituzione, diciamo, quindi perché è caduto il fascismo, altrimenti, diciamo, di provvedimento in provvedimento. Questo provvedimento per Gramsci giuridicamente non poteva essere preso, e quindi le cose, o si accettava che diventasse libero, cosa che però Mussolini non aveva mai accettato prima, o si faceva in modo che morisse. Altri indizi sono che Gramsci viene, nonostante che ormai fosse libero, no, giuridicamente, viene controllato anche da morto. Cioè, c'è tutto un apparato di polizia che, quando arriva il fratello, ormai è morto, no? Dice: non c'è di più. Il fratello Carlo arriva lì nella clinica, già nella camera mortuaria, entra dentro per vedere il fratello, la polizia lo ferma e lui si qualifica, dice: no, noi abbiamo ordine che nessuno deve vedere il morto.
si mette a sbraitare, eccetera, eccetera. Il commissario a un certo punto lo fa entrare perché non capisce lui qual era il senso dell'ordine così rigido, no? E però, diciamo, continua questa sorveglianza così stretta fino a che il corpo non è seppellito, non è stato incenerito e non viene seppellito. Cioè viene la prigionia di Gramsci, che c'è stato, gli storici hanno scritto era libero, no, in condizioni, e dura anche la morto. E per quale motivo, diciamo, se non perché c'era qualcosa da nascondere? E poi ci sono tanti vari altri indizi ed elementi che a me personalmente almeno mi fanno fortemente, non sospettare, ma mi hanno convinto che Gramsci viene ucciso. D'altra parte, nello stesso periodo, il fascismo fa ammazzare, diciamo, fuori l'Italia, Carlo Rosselli. Carlo Rosselli era un altro oppositore che poteva dare fastidio, l'organizzatore di Giustizia e Libertà, viene inseguito e viene ammazzato in Francia. E c'è la guerra in Spagna in corso e c'è una annotazione di Ciano in carcere che gli dice che gli stanno prendendo dei prigionieri, ci sono degli italiani fatti prigionieri e Mussolini, annota Ciano, gli dice di farli fuori perché i morti non parlano. Cioè, questa è la spietatezza di Mussolini nei confronti degli oppositori in quel periodo lì particolare, diciamo, che si manifesta in varie altre forme. Quindi pensare che Mussolini era così buono, per cui gli avversari, diciamo, non avrebbe una cosa che era, qualcuno pensa che non era fuori della sua mentalità, non era possibile addirittura che facesse questo, eccetera, eccetera, mi pare, diciamo, che veramente non, è una illusione, insomma, le cose non stanno così. Quindi la morte di Gramsci non era fra l'altro difficile, no? Era nel molto probabilmente nella clinica non c'era solo il controllo esterno della polizia, ma c'era anche qualcuno nel personale della clinica, e questo pure risulta da altri elementi. E sostituire una medicina con un'altra per provocare un ictus a uno che soffre già di alta pressione non è difficile. Tra l'altro verrà fatto nell'Italia repubblicana, diciamo, a proposito di Pisciotta, no? Quando Pisciotta al processo di Viterbo, Pisciotta, per chi non lo sapesse, era il luogotenente del bandito Giuliano. Il bandito Giuliano aveva operato in collaborazione con i servizi segreti americani, il banditismo in Sicilia, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto era stato liquidato perché ormai, diciamo, l'Italia aveva scelto un certo campo politicamente, si era assestata, quindi bisognava porre fine a questo banditismo, e Pisciotta si era prestato ad ammazzare Giuliano. Però dopo viene processato anche lui e condannato, e non accetta questa condanna qui, la sbraitava e minacciava rivelazioni, temendo che prima o poi questa minaccia potesse realizzarla, gli viene sostituita la medicina e lui muore in carcere da prigioniero, insomma. Poi nessuno scoprirà mai chi aveva lavorato l'ordine, chi aveva fatto l'esecuzione materiale, eccetera, eccetera. Però chiaro che un prigioniero, diciamo, detenuto è in balia, è nelle mani, diciamo, di chi lo tiene prigioniero, questo e così via. Per questo io ritengo che è molto probabile, diciamo, ripeto, non c'è la pistola fumante, ma è molto probabile che sia stato assassinato. Altre riflessioni o domande? Altrimenti possiamo... Siamo soddisfatti. Concludere. Io volevo solo dire che il libro esce, insomma, questa seconda edizione con la prefazione del professor Domenico Losurdo. E io, per concludere, voglio
leggere l'ultimo pezzettino della sua prefazione, invitando anche all'acquisto del libro, chiarendo e documentando quello che a ragione egli definisce il comportamento falso e criminale del giudice fascista. Ruggero Giacomini contribuisce anche a distruggere il mito con cui l'ideologia dominante cerca di snaturare l'identità politica del prigioniero comunista. È un motivo in più per augurare a questa nuova edizione del libro di Giacomini il successo e la risonanza che esso merita. Grazie, grazie a tutti. Non so se fosse, mi è arrivato un avviso dalle poste.